Il Movimento 5 Stelle di Capitanata questa mattina nel corso di una conferenza stampa ha presentato la squadra dei candidati nei collegi uninominali per la provincia di Foggia. Volti nuovi, volti giovani, con un unico obiettivo: vincere. Rosa Menga sfiderà Foggia di Donna e Azzarone. La sfida è sicuramente con me stessa, sono pronta a metterci tutto l'impegno al servizio del Movimento 5 Stelle, perché tale appunto lo riteniamo. Io appartengo alla società civile, sono un medico, quindi arrivo da un mondo che effettivamente è estraneo, quantomeno dovrebbe esserlo, alla politica, e credo che questo possa essere un punto di forza. Su cosa si baserà la sua campagna elettorale? Punto innanzitutto a farmi conoscere. Sarò impegnata sicuramente sul territorio, che è quello mio di competenza, per il quale ho presentato la mia candidatura, che è il collegio uninominale alla Camera per Foggia e il Gargano. Sono di Foggia e girerò quindi tutti i paesi del Gargano per cercare di metterci la faccia, appunto, e di farmi conoscere dai cittadini. Questo è il primo obiettivo essenziale. Carla Giuliano a San Severo se la vedrà con Cera e Cusmai. Antonio Tasso a Cerignola sfiderà Bordo e Gatta. Rosa Barone è fiduciosa. Una squadra giovane e compatta, ma qualcuno dice volti poco conosciuti. Potrebbe essere questo l'handicap? Secondo me è la nostra forza, perché gente che non ha mai mangiato o vissuto di politica, che non aspira ad avere una poltrona per vivere, ma che al contrario magari ha la propria professione, la propria attività, il proprio impegno, e invece decide di metterci la faccia, mettere la faccia con il Movimento 5 Stelle, che sicuramente sta andando molto bene, ma d'altro lato è sempre comunque un rischio, è un marchio, come dire, molto forte, ma anche molto incisivo e importante.